Amici di TV Violar, buonasera a tutti e bentrovati per la consueta panoramica della domenica pomeriggio, sera quasi, con il maestro Fabio. Siamo qui dal Violar di Cortina d'Ampezzo, ci sono 3 gradi circa, però bisogna dire che È il rispetto a ieri. momento, è il picco della giornata Sì. perché prima erano uno. Bisogna dire che rispetto a ieri sembra stare alle Maldive, perché Esattamente. ieri le condizioni. Il vento un po' calato, il sale si è Sì. sciolto nella terra, quindi sembrano sono tornati i campi da I tennis. campi sono in ottime condizioni e Un le po' palle neanche pesanti. diventano troppo marroni, È un direi. freddo secco, no? Questo vento così. Ah, un bel freddo, c'è da dire. E soprattutto la panoramica, La la panoramica cornice è del notevole, è tuo. notevole. Ci sono fior fior di giocatori in campo questa sera. Esattamente. A A partire partire dal dal grande classico sul grande campo classico. centrale, ragazzi, amici di TV Eccoci qua. Violar, Eccoci qua. abbiamo Mauro qui. Caroselli fa i primi passi, gli ultimi della partita per andare a fingere e fare il sorteggio del suo compagno. Dopodiché si piazzerà comodamente sulla riga di fondo campo. Eccoli lì. Per... Abbiamo rimesso, come Poi si abbiamo dice, la Andrea. chiesa al centro del villaggio. Esattamente. Arena Caroselli sul Sul centrale. centrale a dare grande spettacolo per questa Claudio, sera. Claudio, dacci una dichiarazione in diretta, dai, un saluto per gli amici di TV Vialar. Come al solito, questo incontro che è sempre Il grande fatto. classico. È un grande classico, no? È un grande classico Senti, ma da quanto state negli scontri diretti? anni. Beh, diciamo, insomma, chi ho No, non lo dire che mo escono i DVD, lascia perdere. Se lo scoprissero i fans, I cofanetti. esatto, adesso escono i Escono i cofanetti cofanetti. dopo, Carena Caroselli. con la Gazzetta dello Sport dopo Borg McEnroe, Edberg, Senti, ma Becker, avete superato o arrivano no i 500 scontri diretti? tutti. Beh, no, no, così tanti no, diciamo. Facciamo 200? 200. Che comunque per 30 abbiamo dato una cospicua somma al Eh devialare. sì, ci abbiamo fatto qualche campo, con Arena Caroselli ci hanno rifatto qualche campo. Senti, invece sul campo numero 2 Capitano che abbiamo. si è fatto male la testa? Eh sì, è fasciato col Vistosamente turbante. dolorante, però ecco, sono concentrati, Guardalo, secondo guardalo, guardalo. Sta fa anche gesti Brutto, brutto, come brutti, al solito brutti volgare, gesti, sì, come volgare. al solito. Vediamo un po' se ci fa fallo di piede, dai, osserviamolo Vabbè, in diretta. Eccolo là, eccolo. grande. Però limitato Sì, rispetto ma al mi ha solito. servito quei 20 centimetri dietro. Sta vincendo comunque. Dici? Perché non lo vedi aggressivo. Eccola là, Vabbè, capirai, anche poi Mazzona, con Mazzonna il che... nostro Mazzona ci ha tirato una risposta a 9 metri fuori Insomma, l'abbigliamento, sta sfoggiando l'abbigliamento da un po' di settimane a questa dei parte, Lakers. devo dire, interessante, Sì, interessante. probabilmente sta pensando di darsi al Nel frattempo basket. sul campo centrale, palla corta in top di Arena vincente. Ah sì, ragazzi, purtroppo non riusciamo a seguire tutti Tutte le perle di contemporaneamente. tutti i campi, proprio. Qui abbiamo il grande, grandissimo Mauro Caroselli, uno degli atleti più esplosivi, vogliamo dirlo? Vogliamo Sì. dirlo? Ecco, Sì. inquadriamolo un attimo la risposta. Guardate che posizione d'attesa aggressiva. Sì, Un metro dentro al campo come suo è solito. pronto a spostamenti importanti comunque. Ammazza che riga, grande Mauro. Allora, Mauro, ti diamo appuntamento a TV Vialar 2000. Mi raccomando, che si trova su YouTube e potrete trovare numerose testimonianze dei vostri scontri diretti. Benissimo. Quindi, cos'è il primo game del set? Primo game del 7, sì. 1-0. Arena tiene il servizio con autorità. Bene, bene. Ci spostiamo sul campo 5. Eccoci qua, maestro. Eccoci qua. Abbiamo questo puledrino dell'Accademia, no? Lui sì, è uno Che ci delle saluta. nostre giovani Una grande speranze. speranza. Delle nostre giovani speranze, più che promesse. Sì, Preghiere, le sì, nostre sì, sì. giovani preghiere. Senti, a proposito, stavo Sta pensando, giocando col papà, visto oggi, vedi. Eccola, ma subito. devo dire che ha una bellissima tecnica questo ragazzo. Io lo vedo Lui giocare è molto, spesso, molto, è molto portato, eh? molto coordinato, Fra l'altro nel molto... servizio c'ha un movimento molto bello da vedere Sì, ancora questo lancio un po' basso, diciamo, della che ha palla, che cominciato da sembra... poco, mi hai detto, a giocare, no? Penso che questo sia il secondo anno che conclude. Diciamo, lui è iniziato l'anno scorso con la... Guarda, 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 guarda Il come si muove secondo... bene. Sì, una scheggia proprio. Non devi dirlo saltare pure, come cacchio salta. Però è comunque una merda. È una Cerca ancora merdaccia. non... Senti, a proposito di merdacce, io pensavo martedì, visto che io gioco dalle 13 alle 15, di fare una panoramica anche per l'Accademia. Tu che dici? Cosa dice il VAR? Dentro o fuori? Il VAR, dice quanto ci dai, noi decidiamo.
Invece senti, sul campo 4 chi abbiamo? Campo aspetta, 4, non riconosco. Paola Cunzo, Mario De Fac, un abbinamento discreto, un palleggio morbido, sensazioni eleganti, tutto molto bello. No, sono due bracci del De Yalar. Stanno trovando sensazioni adatte. Piano piano li inseriremo anche nelle sfide sociali. Ma ah sì, ancora non sfide... sono in classifica. Ah, ecco, ora, guarda il servizio, guarda che bel servizio che c'è. Per essere uno che ha giocato, che gioca da un anno e mezzo. Lo so, ma quello è un fatto di questo è il talento, ma noi l'abbiamo detto. Alla Meringoglu Tennis Academy il talento sboccia da ogni dove, ma qui uno apre un tombino e esce fuori il talento. Senti, maestro, e invece vogliamo scendere sul sintetico dove c'è un grande match? C'è un grande match sul sintetico, non diciamo ancora niente ai nostri... Non succulento come questo che c'è sul centrale. No, sul centrale ovviamente c'è il top del top, però noi scendiamo... Senza facce male. Sì, rischiando le penne qui. Sulle nostre scale a norma. Sì, lì veramente. Qualcuno che poi morirà. Io intanto faccio la vera panoramica qui, a questo punto, di tutti i campi. Dietro il telone pure qualche cosa si vede. Sì, un bel freschetto, non c'è che dire. Dai, così ci scaldiamo e vediamo chi c'è sul campo sintetico. Ecco. Abbiamo Peppone, che dopo il Super G di... aiuto! Il Super G di ieri, dove si è classificato 32esimo, partendo col pettorale 14, oggi affronta... come si chiama il suo avversario? Luigi Del Vecchio. Luigi Del Vecchio. Vediamo Peppone. Peppone in tenuta Fantomas, no? Cos'è? Diabolic? Beh sì, diciamo lui... di appartamenti se ne è fatti già parecchi e adesso è finalmente era bello potente. Questa esclamazione mi sento di dire che forse Luigi Del Vecchio sta impegnando il nostro Peppone. È in difficoltà, dici? Un ragazzotto della scuola. È un puletrino? È un puledrone, perché comunque quanti anni c'ha? 19, Gigio. Un pochetto più grandicello. Sì, lo vedo un po' smadonnare il nostro Peppone, Vediamo un po'. A breve ci mancherà anche. Gli chiederemo anche lo score a fine game. Non disturbiamo i giocatori. Via, questa la via. Out. Fuori sì. Mezzo metro, Gigio. Sì, mezzo metro, Gigio. Luigi Del Vecchio. Del Vecchio. Grande acquisto. Ottimo. Aspetta, faccio fatica a inquadrarlo. Eccolo. Quindi lui è un po' della... Old school. Ma quindi dei Ferrari, Bardella, questi qui? Ferrari, Aiello. Quindi quelli che adesso... Vai bene dal tunnel, ma... Affrontano, diciamo, i primi tornei challenger. Guarda che bel servizio. Serve un volley. Ulala. Mazza, bravi, io. Grande scambio. Non so se si è riuscito a vedere qualche cosa, però abbiamo avuto un serve and volley con Peppone che ha servito bene. Un discreto passato. Vorrei sapere lo score, perché questo è un match. Come mai l'hai relegati sul sintetico? Perché Olga pensavo fossero due, ma c'erano quattro. Ah. Quindi non potevo mandarli su. Però Peppone sul sintetico dovrebbe essere contento, no? Beh, dipende, adesso che è magro. È magro? Peppone ormai è magro. Ma è nero sfina, sì, anch'io mi vesto sempre di scuro ultimamente. Nine. Lunga. Peppone, quanto state? 6-1 per me, 3-2 per lui. Vabbè, non mi sembra che abbia sofferto tanto. Però 3-2 per lui e servizio, quindi c'hai un break. Aia, è uno steccone qui. Gigio, se incazza. Niente, va bene. Maestro Fabio, abbiamo fatto una bella panoramica anche oggi. Beh, è stata una settimana comunque difficile. Eh sì, pioggia. Tu sei molto soddisfatto di aver trovato... una sostituta per domani mattina alle 9, per cui insomma puoi andare a casa contento dopo aver fatto la spaglia di pomeriggio, il pranzetto dal nostro sponsor oggi e avere trovato una sostituta alla Sminut alle 9 di domani mattina. Praticamente un uomo cosa altro può volere? Direi che posso dire che è un weekend di grandissimo successo a questo punto. Assolutamente, ho mangiato il fritto vegetale. Andiamo a vedere il capitano qua, inquadriamo il capitano da dietro, vediamo un po'. Un po' dinoccolato. Vediamo qui Marcolino che arriva.
Marcolino, dacci lo score. 6-3 io il primo, 5-2 io il secondo. Attenzione, attenzione, ragazzi. Marcolino serve per il match. E qui... Beh, servi per il match. direi che lo dobbiamo vedere in diretta. Non è molto contento della nostra presenza, Marco, che serve per il match. Secondo me Sergio ce mena, anzi te mena. Sergio? Ma Sergio deve essere contento. Vediamo che succede. Palla a rete. Serata difficile. Marco ha sbagliato i tacchetti, direi, perché mi sembra... Comunque, 15-0. Dai, vediamo se riusciamo a seguire il game fino alla fine. Meno 3. Maestro Fabio, parliamo sottovoce come Lea Pericoli per non disturbare i giocatori. Però è un momento importante. Attenzione. Il capitano è sottotono. È una risposta a rete, direi... Non da lui. Questa sconfitta nel doppio dell'altro giorno deve averlo segnato non poco. Ma il capitano, purtroppo, come tutti i giocatori di esperienza a tutto campo, è uno che ha bisogno di stare, di essere solido durante il match, di sentire i colpi. Oggi lo vedo un po' rinunciatario. Attenzione, 30-0. Marco tira un dritto a rete. Senti, che cosa c'è in programma per la settimana che arriva, maestro, intanto? Ma sai, che cosa c'è in programma? Solite cose, dobbiamo iscrivere i campioni giovanili, parteciperemo a 3 campioni giovanili quest'anno, under 14, 16 e 18. Mi sa che non ci si sente. Vabbè, fa niente. Vabbè, tanto non erano cose fondamentali. Esattamente, quello fondamentale è che 30-15. Trovo un dritto, scambio buono, faccio un po' fermo sulle gambe. Questa ragazzata passa quanto una casa. 30 pari. 30 pari, game duration, 12 minuti. Sì, qui la batteria fra un po' ci lascia, però ci piacerebbe vedere la conclusione di questo game. Ah, diamo appuntamento a tutti i nostri amici questa sera al Degli Alar alle 5 a vedere Fognini e Nadal. Alle 5 di mattina giocano? Sì, tutto aperto, tutto pronto, la sala è... Ah sì, Stiamo per allestire la sala. La sala TV? Stiamo per allestire le due sale TV. Fantastico. La tavola, la sala del ping pong? Sia sala del ping pong sia un bar. Fantastico, ragazzi, qui il Bialar. Smart TV e via. Tutto collegato via satellite, naturalmente. Attenzione, qui vediamo anche il video di Bialar. E qui, bravo Sergio. Bravo Sergio, Risposte aggressive, un errore grosso di Marco, secondo me, nello spostarsi e cercare il dritto in maniera estrema. Sì, c'è da dire che la temperatura non favorisce la dinamicità in questo momento. Sì. Palla break. 30-40. 30-40. Mette la prima, bravo. No. Niente. 30-40 e seconda, come dici. Secondo me il capitano aggredisce questa risposta. Il capitano qui dà il tutto per tutto. Ha portato più punti, vediamo. Non l'ha fatta scendere un po'. E inizia lo scambio. Giusto. Bravo. Bel dritto di Marco. Questa compi buona. Attenzione, giusto, il capitano scende a rete, un po' morbido, bravi. Devo dire che il capitano salva questo game fondamentale. È salvato, quindi si trova sul 6-3-5-3, no? 5-3, però non si ricordava quanto stava, stavano a cambio di campo. Stava andando a cambio di campo. Vabbè, non è va bene, noi salutiamo tutti. Marco, lo ringraziamo per la presenza. Prendere questo break. È molto contento. E allora salutiamo gli amici di TV Vialar e li aggiorneremo più tardi per il risultato finale di questo grande match. Ciao a tutti.